tutte vittoriose le squadre di testa del campionato di promozione Girone B in questa quinta giornata del girone di ritorno. Ognuna delle squadre assolve il compito assegnatole per questa settimana, andando a vincere e anche largamente alcune per mantenere le posizioni di testa della classifica. Ne fa 5 la Vigor Lamezia all'ultima della classifica Melito, con una bella cinquina appunto la squadra di testa della, appunto del campionato, e quindi con una tripletta di Foderaro e poi gol di Perciamontani e Silvagni. Anche la seconda in classifica, la Palmese, addirittura ne fa 6 in questo caso, con tanti giocatori, 6 giocatori diversi a segnare i 6 gol. Quindi mantengono la posizione e le distanze di 3 punti Vigor Lamezia e Palmese, ma continuano anche ad inseguire e cercano di potersi avvicinare proprio alla zona altissima della classifica, al primo e secondo posto anche l'Ardore, che vince 3-0 contro il Ravagnese, il San Giorgio che batte 2-1 il Bivongi Pazzano, e il Comprensorio Archi che ne fa 3 all'Atletico Maida, quindi qui anche qui un 3-0, e lo Sporting di Catanzaro Lido che va a vincere fuori casa a 5 fronti con un 3-1 che quantomeno fa recuperare le posizioni in classifica alla squadra di Alessandro Pisano. Quindi dopo la vittoria di domenica scorsa per 4-1 contro il Ravagnese si potrebbe parlare di un recupero da parte della squadra catanzarese nelle zone alte della classifica. È difficile ancora poterne parlare perché la classifica dice 34 punti contro i 37 del Comprensorio Archi, ma non sarebbe questo il problema, quanto il problema sono i 44 della Palmese, e sapete benissimo che se ci sono più di 10 punti o 10 punti di distacco tra la seconda e la quinta, il playoff non si fa. Però vedremo, ancora mancano 10 giornate di campionato per questo finale di stagione. Oltre alle 6 vittorie di cui abbiamo parlato, 2 soli i pareggi, 2-2 della Deliese contro il Capo Vaticano e l'1-1 del Roccella a Melicucco, quindi un Roccella che quantomeno si mantiene ancora diciamo a ridosso della zona play-out e quasi fuori agli stessi punti dell'Atletico Maida, quindi recupera la posizione proprio rispetto alla squadra catanzarese.